Di sicuro è stata una partita impegnativa, difficile sia per l'avversario che per l'ambiente che troveremo. L'obiettivo del Modena è quello di ovviamente passare il turno. Sono convinto che dopo un mese di lavoro fatto in maniera quasi perfetta, perché non abbiamo avuto grossi problemi di infortunati, e i ragazzi hanno sempre risposto in maniera positiva a tutte le nostre richieste. La partita di Marassi è un buon test per fare poi le valutazioni e capire effettivamente a che punto è la squadra, ed arriva il momento giusto in un ambiente difficilissimo, con l'obiettivo naturalmente di andare avanti in Coppa Italia. Sappiamo che sarà difficilissimo perché l'avversario è un avversario duro, però io sono convinto che la squadra può fare una grande partita. Sì, io dopo la partita col Torino, dove la squadra ha fatto indubbiamente una buona prestazione, avevo chiesto maggiore personalità, maggior coraggio. Forse sono convinto che in questa gara la qualità che la squadra dovrà mettere in campo per poter avere la possibilità di passare il turno è coraggio e personalità. E altrimenti il turno contro una squadra di categoria superiore in uno stadio come quello di Genova sarebbe quasi impossibile. Io non lo so se Gilardino ha il mal di gol, io devo pensare al Modena. L'unica cosa che posso dire è che gli faccio i complimenti, un grandissimo in bocca al lupo per questa stagione. Ha fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso subentrando dal settore giovanile, quindi gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, i complimenti per quello che ha fatto e per quello che farà. Sì, peccato che non potremmo giocare la prima partita, però e così lo accettiamo e lavoreremo per arrivare meglio preparati alla prima nostra partita, che sarà la seconda ufficiale.